Sono tornato qua con l'obiettivo che conosciamo tutti, quello di vincere il campionato. Non sarà facile, però credo che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela alla grande. Quello che già ho fatto in passato, l'ho fatto alcune volte a Frosinone, l'ho fatto anche a Crotone tutto l'anno scorso. È un ruolo che mi trovo bene perché comunque fai tutta la fascia, poi per il gioco del mister. E mi ritrovo a puntare l'uomo, a mettere la palla in mezzo, sono cose che a me piacciono, quindi sono contento di stare in quella posizione e spero di poter fare bene. Qui siamo stati benissimo con la mia compagna e anche quando il mio padre e mia madre venivano sempre a vedere le partite e quindi ha inciso anche questo molto perché ci siamo trovati benissimo. No, il mister sì, il mister ci dice di non mollare mai, ogni singolo secondo d'allenamento stiamo spingendo forte, le impressioni sono molto positive, non ci fa mai mollare nulla, ci sprona sempre a dare il massimo, stiamo spingendo, dobbiamo continuare a spingere, perché ci dobbiamo far trovare pronti per l'inizio. E per quanto riguarda il 27... Sì, sono molto contento, anche un po' emozionato perché comunque c'è cioè, un po' l'effetto di fa e sicuramente cioè, il clima un po' lo conosco, però sicuramente poi ho visto perché poi ho seguito, abbiamo giocato anche contro questi anni, è un ambiente caldo e speriamo quest'anno di regalare tante soddisfazioni. Quell'anno lì, l'anno della D che poi abbiamo vinto, siamo partiti un po' così così, poi abbiamo concluso con una stupenda cavalcata e è stata una grandissima emozione, comunque è un ricordo che io credo mi porterò dentro sempre e quest'anno spero di poter, spero che comunque arrivi la vittoria del campionato perché il gruppo è fortissimo, l'ha dimostrato anche l'anno scorso. E sono sicuro che se seguiamo quello che ci dice il mister, se andiamo a 1000 allora possiamo lottare per vincere. Ci sono squadre forti, però noi non ci nascondiamo e ce la giocheremo.